Un minuto con Padre Pio da questo luogo, dalla chiesa di San Pio da Pietrelcina, oggi innevata. Bellissima immagine che ci godiamo dal balcone della nostra emittente, da Padre Pio TV, qui in via Denunzio, per raccontarvi quanto è accaduto nel 1930. La data esatta non la conosciamo, però ce lo racconta Vito Caterino, che ci scrive da Corato, e ci racconta quanto è accaduto a suo papà Michele, che all'epoca aveva 16 anni circa. Cosa era successo? Il nonno Francesco, insieme a suo papà Michele, vennero qui a San Giovanni Rotondo perché nonno Francesco era disperato. Infatti, nonna Marietta, la moglie, aveva una gravissima forma di nefrosi. Infatti, si era ammalata, allettata. Uno specialista di Bari le aveva anche decretato un po' la fine, qualche mese di vita, ormai non c'era più nulla da fare. Era spacciata questa donna. Nonno Francesco, insieme al suo papà Michele, preso dalla disperazione, lascia a casa la nonna, lascia a casa una sorella che l'accudiva, il piccolo Vito, che aveva circa 7 anni, e con la corriera giunsero qui a San Giovanni Rotondo. Che cosa accadde? Riuscì ad arrivare accanto a Padre Pio proprio al termine della messa, sgomitando, racconta Vito, perché possiamo immaginare quello che accadeva nella piccola chiesetta antica di Santa Maria delle Grazie, al termine dell'Eucaristia. Si avvicinò a Padre Pio e presentò il fatto della moglie. Ecco, gli chiese una benedizione e una preghiera per la moglie, ma Padre Pio lo guardò, lo fissò e gli disse: "Stai tranquillo, sono stato io da tua moglie." E poi lo rassicurò che sarebbe guarita. Possiamo immaginare la faccia di nonno Francesco insieme a Michele, che è un po' così sbalorditi da queste parole. Ripresero la corriera e tornarono a casa. Tornarono a casa e videro nonna Marietta che era in piedi, non era più allettata, stranamente. Si cominciò a credere a un miracolo, ecco, e gli chiese: "Ma come mai? Che cosa è successo?" E nonna Marietta disse: "Ho sentito in me una sorta di benessere mai sentito prima, mi dovevo alzare, ci sono riuscita insieme a mia sorella che mi ha dato una mano, ecco, ora sono in piedi." E la trovò seduta ad una sedia. Al che ci scrive Vito che suo nonno Francesco, una grande persona molto religiosa, lo descrive come un santuomo, non se la sentì di dire quanto aveva detto Padre Pio, perché si chiedeva: "Chi potrà mai credermi?" Ma poi si fece forza e disse alla moglie, disse: "Sai, Padre Pio mi ha detto che è stato qui e mi ha detto che tu saresti guarita." E la moglie dice: "Allora Vito aveva ragione, il piccolo Vito che aveva 7 anni, perché ieri era nella sua stanza a giocare e a un certo punto, spaventato, è corso da me e ha detto: 'Mamma, mamma, nella stanza c'è un monaco con la barba.' Mi sono spaventato, sono venuto qua, corri a vedere." La zia corse nella sua stanza, non c'era nessuno, e Padre Pio era stato lì da lei. E così fu, lei guarì.